Buon pomeriggio dalla redazione della Stampa. Oggi il tema del giorno guarda oltreoceano. Per la prima volta nella storia americana i nuovi nati bianchi non sono la maggioranza. Ne parliamo con Maurizio Molinari, corrispondente da New York. Ciao Maurizio. Buongiorno a tutti. Ascolta Maurizio, che cosa significa secondo te questa notizia? La società americana sta cambiando e se sì, ritieni che quello americano è un modello che si può riproporre anche in Europa? I dati sono molto forti perché è la prima volta nella storia che nel periodo interessato e studiato dal censo americano, segnatamente da luglio del 2010 a luglio del 2011, i nuovi nati appartenenti a minoranze etniche, cioè ispanici, afroamericani e asiatici, superano i bianchi, 50,4% contro il 48,6%. Interessante notare come il sorpasso è possibile anche grazie alle famiglie post-razziali o multiraziali, tanto per intenderci la stessa identità del presidente Obama, figlio di un nero e di una bianca. Quindi nel complesso è la cartina tornasole di una società americana dove l'integrazione razziale, la sovrapposizione razziale accelera, con una tendenza chiaramente destinata a ripetersi anche da noi, anche se forse con tempi differenti. Ascolta, io inizio subito con una domanda, si può dire tecnica. Renzino ci chiede, come fanno a stabilirlo? Voglio dire, registrano se i nati sono bianchi, neri, cinesi o ispanici e le nascite miste come le classificano? Dunque funziona così, c'è un modulo che gli ufficiali del censo consegnano a ogni singolo nucleo familiare, quindi significa che se uno è single conta per un nucleo familiare. Nel modulo la persona deve indicare di propria scelta l'appartenenza razziale, ovvero se è un bianco, se è un afroamericano, se è un asiatico, se è un ispanico, se è un ispanico bianco. Ci sono una dozzina di possibili definizioni e lo deve elencare tanto per sé quanto per gli altri familiari e naturalmente questo include i nuovi nati. Questi moduli poi vengono tutti raccolti, elaborati e servono diversi mesi per trarre le conclusioni, alcune delle quali sono quelle delle quali stiamo discutendo. Sì, certo, quindi i dati sono assolutamente corretti, ecco, non c'è margine di errore. Ascolta, ti faccio un'altra domanda di un nostro lettore, ci chiede, dopo la crisi gli Stati Uniti crescono del 2%, quanto secondo te integrazione e società multietnica hanno pesato sulla ripresa? Ma molto, nel senso che se andiamo a vedere quali sono gli stati americani che stanno crescendo di più, ci accorgiamo che sono quelli dove la percentuale degli immigrati è più alta, soprattutto immigrati ispanici. Si tratta di stati ad esempio come il Texas, l'Oklahoma, il Colorado, cioè sono stati del sud e dell'ovest dove gli arrivi degli ispanici hanno portato più aggressività sul piano della ricerca del lavoro, più competizione e anche, vediamo, più nascite. Certo, quindi maggiore integrazione potrebbe essere la ricetta per la ripresa anche qui da noi in Europa. Sì, io credo che dobbiamo anche un po' tentare di ridisegnare il nostro linguaggio, cioè in realtà siamo in America in una fase seguente all'integrazione. L'integrazione è quando due etnie si guardano a distanza e poi decidono in qualche maniera di unirsi, ma le famiglie come quelle di Obama sono post-razziali, cioè quando uno ha due genitori, uno bianco e uno nero, poi indipendentemente dal colore della propria carnagione, lui che cos'è? Lui è qualcosa di nuovo. E Certo. quando arriva il modulo a casa, lui poi sceglie di definirsi afroamericanico, ispanico o bianco, ma di fatto lui è qualcosa di differente da ciò che noi conosciamo, siamo abituati a definire con la nostra terminologia. Certo. Ascolta, Ilaria ci domanda che influenza può aver avuto la politica di melting pot e di ius soli tipica del governo americano nell'evoluzione di questa situazione di mescolanza etnica? Questa è una domanda molto interessante, è giusto discuterla perché è un po' il
senso del successo americano. Il modello reale americano non è tanto il melting pot. Per melting pot si intende fusione fra le etnie. Certo. Perché chiunque viene in America, visita qualsiasi città americana, può essere New York, San Francisco o Austin o Denver, che sia, cioè nella grande pancia o nelle grandi metropoli, si accorge, andando nelle zone residenziali, che in gran parte i bianchi vivono con i bianchi, i neri vivono con i neri, pensiamo a Chicago, gli ispanici. Quindi la fusione avviene sul posto di lavoro. E a casa poi ognuno vive all'interno del proprio, in gran parte, stiamo generalizzando, ma questa è la realtà. Quando uno dorme, quando uno vive nella propria vita privata, nei weekend, la separazione razziale ritorna, è il posto di lavoro, cioè la costruzione, la fase della produttività che accomuna e che fonde le etnie. Forse questo è anche uno dei segreti del motore della crescita. Certo. Ascolta Maurizio, questi dati del census ci descrivono un'America moderna, integrata. Nell'America del primo presidente nero, quanto pesa ancora il razzismo? Ma pesa molto. Il rapporto più recente del Southern Poverty Center di Montgomery in Alabama, che è l'istituto più attento nell'esaminare lo sviluppo e la crescita di gruppi suprematisti e razzisti in America, ci si accorge che proprio l'elezione di Obama ha coinciso con un boom di adesioni. I gruppi si sono centuplicati in alcuni stati, sono molto aggressivi, contestano il governo federale, accusano il presidente afroamericano sostenuto dagli ebrei di voler strappare il paese alla maggioranza bianca e cristiana. Sicuramente questo vento di repulsione e rifiuto di tutto ciò che Obama rappresenta, di questa idea di America post-razziale, sta crescendo nella pancia dell'America. Ma questo non ci deve sorprendere, in quanto l'America è per tradizione una terra di forti contrasti. L'America non procede nella sua storia tappa dopo tappa attraverso momenti di grande coesione, ma attraverso contrasti che vedono una parte aver successo e l'altra parte soccombere. Certo. Ascolta, diversi lettori invece si domandano come mai i bianchi non facciano più figli. Per esempio Mari o Marco dicono: in Europa è lo stesso, la paura probabilmente prevale su tutto il resto. Secondo te è un problema sociologico? Secondo me diciamo ci sono due elementi. Allora, uno, il primo che emerge con forza anche dal rapporto censo americano del quale stiamo parlando è che la diminuzione delle nascite in America in realtà riguarda anche le minoranze. Ad esempio, noi stiamo parlando del sorpasso fra i nuovi nati, ma a livello del sorpasso dell'intera popolazione, la previsione originaria era che sarebbe avvenuto nel 2040. Ora, poiché il rallentamento delle nascite riguarda anche le minoranze, si pensa che questo verrà posticipato di 4, 5 o anche di 7 anni. Quindi c'è comunque un rallentamento generalizzato. Detto questo, all'interno di questo fenomeno, sul quale pesa molto la crisi economica e quindi il timore del futuro, all'interno di questo fenomeno il ceto medio bianco è quello che fa meno figli, perché è il settore della società americana che è stato più flagellato dalla crisi. La crisi economica della quale stiamo parlando è iniziata ben prima del 2008, quando esplose con il crack di Lehman Brothers, è iniziata nel 2004-2005, si parla ancora di 4-5 anni, quindi si tratta di un periodo di 15 anni nel quale la pancia bianca dell'America è quella che ha sofferto di più, perché è quella che vive di più sul settore delle manifatture, più penalizzato dalla crisi. Certo.
Ascolta, a proposito di crisi, sulla stampa di oggi Gianni Riotta descrive questo ultimo saggio del giornalista americano Daniel Gross, che va un po' controtendenza rispetto a chi vede un'America al tappeto di fronte ai paesi emergenti, penso a Cina, Brasile. Ecco, tu cosa ne pensi? Secondo te l'America invece è un paese ancora, che ha ancora tanto da dare o no? La maggior forza dell'America ha a che vedere con la capacità di attirare i migranti, perché questo significa avere una potenzialità di crescita costantemente rinnovabile, e tutto ciò nasce dalla decisione presa all'inizio del Novecento dalla leadership bianca del paese di accettare di diventare minoranza, aprendo le porte agli immigrati. Fino al Certo. 1920 c'erano rigidi leggi anti-immigrati, che vennero poi abolite dal presidente Roosevelt in poi, sostanzialmente dai democratici. Quindi questa è una delle genesi, uno dei motivi di fondo. L'America attira immigrati più di ogni altro paese al mondo, che siano cervelli in fuga dai paesi industrializzati o poveri pronti a qualsiasi sacrificio, che arrivano dal terzo mondo, comunque la destinazione restano gli Stati Uniti. E poi c'è il secondo grande motivo che spiega e giustifica la tesi di questo libro, e che ha a che vedere col fatto che l'America resta la nazione che innova di più in alta tecnologia. Certo. I giganti dell'alta tecnologia e dei nuovi media, che siano Google, Facebook, Microsoft, Apple, sono tutte aziende americane. Ora, è vero che queste aziende ancora non sono grandi abbastanza da sostenere una forte crescita economica degli Stati Uniti, ma è vero anche che sono le uniche esistenti al mondo che muovono il mercato più nuovo sul piano della produttività e del consumo e del reddito. Quindi, se noi sommiamo questi due dati, la capacità di attrarre immigrati e la capacità di innovare, sicuramente gli Stati Uniti restano la nazione all'avanguardia. Perfetto. Maurizio, io ti ringrazio e ringrazio i nostri ascoltatori, tutti quelli che ci hanno seguiti e il prossimo appuntamento con il tema del giorno per domani. Grazie a te. Ciao.